Le problematiche relative all'Afghanistan e ai cambiamenti mondiali dopo l'11 settembre saranno al centro della rassegna che precede la seconda edizione del Festival Universalmente, promosso dalla Fondazione Flaminia in collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali. Per 3 giorni, infatti, da giovedì 7 a sabato 9 settembre, si svolgeranno alcuni incontri online e in presenza, tenuti da docenti ravennati e da professori provenienti da vari atenei, per comprendere meglio l'attuale situazione in Afghanistan, approfondendo la storia contemporanea a distanza di 20 anni dagli attacchi alle Torri Gemelle. Il Festival Universalmente, in realtà la sua seconda edizione partirà insomma in primavera, questa è un'anteprima, ci inseriamo nell'ottica della prima edizione, quella che si è svolta tra aprile e maggio appunto di quest'anno. L'idea è quella di aprire i saperi dell'università, del campus di Ravenna, del campus di Unibo di Ravenna, alla città e ad un pubblico più ampio, quindi da un lato offrire agli studenti del campus le competenze dei docenti, dei numerosi docenti che svolgono la loro attività di ricerca, di insegnamento qui sul campus, ma anche quindi aprire agli studenti una dimensione, diciamo, al di fuori delle aule, al di fuori delle lezioni classiche, e dall'altra parte offrire alla cittadinanza una, diciamo così, riflessione che vada al di là del chiacchiericcio che spesso si sente nei talk, che spesso purtroppo si legge anche nei mezzi di comunicazione, sia la stampa tradizionale che i nuovi media. L'idea è quella, insomma, di pensare la complessità in maniera più possibile fruibile per un pubblico ampio. La prima edizione di Universalmente era stata dedicata ai cosiddetti pomeriggi mediterranei, la seconda edizione di Universalmente, che si svolgerà appunto in primavera, sarà completamente centrata sui temi ambientali e del digitale. Facciamo però 3 giorni di anticipazione, ecco le 3 giornate di giovedì, venerdì e sabato, che sono dedicate alla riflessione sui 20 anni dall'11 settembre. Ecco perché il titolo, il nuovo disordine, è un disordine o è un ordine quello che si è aperto dopo l'11 settembre. L'idea è quella, partendo da ciò che è accaduto a fine estate in Afghanistan, di riflettere sui 20 anni dall'11 settembre. Mi piace anche ricordare che questo tipo di approfondimento parte anche da una richiesta, diciamo così, che viene dal basso. Un certo numero di studenti, in particolare del corso di laurea Società e Culture del Mediterraneo, che è un nuovo corso di laurea che ha iniziato le lezioni lo scorso anno accademico e che quindi è al suo secondo anno, un corso di laurea offerto dal Dipartimento di Beni Culturali, dicevo, alcuni di questi studenti mi hanno sollecitato. Vi racconto un aneddoto: eravamo in pieno agosto, ho ricevuto una serie di mail da parte di studenti i quali dicevano: professore, ma facciamo un approfondimento al di fuori delle lezioni su ciò che sta accadendo in Afghanistan, cerchiamo di affrontarlo con un profilo storico, con un profilo antropologico, entriamo nelle questioni, leggiamo sui giornali, ma non capiamo, non abbiamo punti di riferimento chiari. Ecco che allora, grazie a Fondazione Flaminia, che ha fortemente voluto questa 3 giorni e che è alla base di Universalmente Festival, abbiamo organizzato queste 3 momenti, 2 ancora sfruttando, diciamo così, le possibilità che ci offre l'online, quindi il seminario del 7 e il seminario dell'8 si svolgeranno online dalle 18. Il primo sarà dedicato ad un approfondimento tutto dentro alla questione Afghanistan e al ruolo che hanno avuto i talebani nell'area e le varie situazioni tribali all'interno dell'Afghanistan, con Antonio Giustozzi, che è uno dei più grandi esperti a livello europeo di questo tema, nonché anche editorialista di Repubblica su questi temi. Il giorno successivo avremo sempre online Mario Del Pero, che è uno specialista di Stati Uniti e che quindi farà il punto sui
vent'anni dall'11 settembre visti da Washington, quindi visti da chi è stato direttamente, la nazione direttamente colpita dall'11 settembre, che poi ha avviato la campagna in Afghanistan e poi in Iraq. E quindi Mario Del Pero, docente a Sciences Po di storia internazionale, di storia degli Stati Uniti, e dialogheremo su questo tema e poi concluderemo con un appuntamento. Abbiamo osato, abbiamo fortemente voluto, sempre con Flaminia, osare ad un appuntamento in presenza, cercare di tornare a svolgere attività non solamente online, e quindi saremo sabato mattina alle 11 presso la sala della Casa Amata a discutere con Aldo Ferrari, che è un grandissimo esperto di Russia, Caucaso, e quindi appunto parleremo del ritorno della Russia nell'area mediterranea e nell'area appunto dell'Afghanistan.